Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Mastro Pagelle del giorno dopo di questo amarissimo Inter-Juventus che ci ha fatto andare a letto incazzati e ci fa svegliare ancora più incazzati. Oggi uscirà un reel su Inter-Juventus nella pagina Instagram degli amici di Leo Vegas News. Vi invito a seguirla, mi raccomando, vi lascio il link del primo commento, seguite la pagina Instagram di Leo Vegas News perché oggi pomeriggio uscirà un contenuto proprio su Inter Juventus. Allora ragazzi, non è facile fare ste pagelle qui, anche perché veramente è stata un'altalena di emozioni, un'altalena di tante cose belle messe insieme a talmente tante cose brutte che alla fine dare anche un voto non è facile, perché dici cazzo quel giocatore lì, madonna quante cose belle ha fatto, però anche quante cagate che ha fatto. Cioè ci sono certi giocatori veramente difficili da valutare nella partita di ieri. Ci proviamo. Sommer 5. Sommer, devo dire la verità, ieri non mi è piaciuto. C'è chi lo sta criticando oltre misura come se avesse fatto una partita da 4. C'è chi lo sta difendendo perché, come sempre nel web, anche fra i giornalisti, fra i tifosi, ognuno ha i suoi pupilli e guaia se mi tocchi Bissek, guaia se mi tocchi Aslani, guaia se mi tocchi Sommer, guaia se mi tocchi quello, ognuno ha i suoi figli, c'ha, diciamo così, e i figliastri, e quindi diciamo che tante volte, secondo me, vedo che i calciatori vengono criticati anche oltre misura. Detto questo, Sommer, secondo me, non si può giudicare in maniera sufficiente, perché ogni gol che ha preso l'Inter non è una cappella di Sommer, però guardando come è venuto sto gol ti viene da dire cazzo, ma non ci potevi fare quella robina in più? Guarda che io sono uno che non è che perdo tanto tempo di solito a dare dei votacci a Sommer, eh? Io Sommer non lo reputo uno dei portieri migliori d'Europa, non lo reputo uno dei più scarsi, lo reputo il classico portiere da 6,5-7. Se fa qualche cagata lo dico, se gioca bene invece sono contento di dirlo. Però ieri il primo gol, sì, gli è andato in bocca Vlahovic, però è stato un po' lì. C'hai la sensazione che potesse fare qualcosa di più. Il secondo è uscito a vuoto, basso, non l'ha presa. Il terzo, anche lì, la guarda. Il quarto, la tocca, gli sbatte addosso, va dentro. Cioè, su ogni gol hai la sensazione che non abbia fatto la cappella, ma nemmeno che abbia fatto tutto il possibile che si potesse fare. Una gara, secondo me, non all'altezza. Non all'altezza. Quindi gli do 5. Pavard. Il peccato originale della partita. Ieri c'è chi ha detto non doveva togliere Zielinski, poi abbiamo scoperto che è Zielinski che ha chiesto il cambio, ma togliere Pavard è stato, secondo me, il momento in cui noi abbiamo, io dico perdere la partita perché è un pareggio che sa di sconfitta, noi lì è stato l'ago della bilancia. Allora, Simone, abbiamo capito la tua gestione dei cartellini gialli, sei con noi da tanto tempo, vuoi che non l'abbiamo capita? Abbiamo imparato ad accettarla, soprattutto nel momento in cui se togli un ammonito entra in campo uno che più o meno è di pari livello di quello ammonito. Ma se l'ammonito è Pavard e mi devi mettere in campo Scooby-Doo in Inter-Juventus, non è un bambino Pavard di 15 anni che non si sa gestire. Non è matematico che se uno prende un giallo vuol dire che prima della fine per forza deve prendere rosso. Se tu mi facevi questa manovra, tolgo Pavard perché è ammonito, metto Darmian che comunque di dietro non siamo mai affondati con Darmian. Cioè, c'è qualcuno a cui non piace Darmian, lo so, ma con Darmian non siamo mai affondati. Quindi, ragazzi, con Darmian le robe di ieri sera non sono mai successe. Non sono, infatti era dall'altra parte. Se mettevi Darmian, io tenevo Pavard. Gli dicevo, Pavardino, non fare cagate, oggi ho bisogno di te fino al 90°. Ma se proprio la tua testa ti dice che lo devi togliere, spremi Di Marco di là, anche se non ce la fai più, e metti Darmian.
Nel momento in cui la tua testa ti dice devo mettere Darmian al posto di Di Marco perché non ce la fa più, allora mi lasci Pavard, che ieri era l'unico dei tre difensori che non aveva ballato, perché De Vrij, dopo ci arriviamo, Bastoni ha subito la prova negativa di De Vrij, Pavard non ha fatto certo una partita da 8, ma era quello che sembrava che avesse la situazione più in pugno di tutti. L'abbiamo tolto ed è successo quello che è successo. Abbiamo riaperto una partita chiusa. Quindi io a Pavard gli do 6, perché è quello che comunque ieri in difesa, nella sagra degli orrori di ieri in difesa, secondo me è stato il meno peggio. È stato, anzi, se non sbaglio, un gol, l'azione la fa partire anche lui in un gol, forse quello di Mkhitaryan. Vabbè, comunque, insomma, gli do 6. Bastoni, 5,5. Il primo gol si divide la dormita con De Vrij. Te, io, te. Cosa facciamo? Ci vai te, ci vado io, ci vai te. Quell'altro è andato in mezzo, ha fatto marameo a tutti. E si divide la dormita con De Vrij. E con Seisau devo dire la verità che lo soffre tantissimo. Con Seisau è svelto come la polvere. È impressionante, è uno che va anticipato, perché se non lo anticipi sguscia via da tutte le parti. Quindi la partita di Bastoni, secondo me, ieri è condizionata dal suo compagno di difesa, però anche lui non fa la partita perfetta. Può capitare, ragazzi, può capitare. Siamo sempre qui a elogiarlo. E ieri la partita di Bastoni non mi è piaciuta. 5,5. De Vrij, io sono quello cattivo quando dico che è un estintore. Io sono quello cattivo quando dico che De Vrij è finito. De Vrij, da quella volta che si è girato Giroud, ha finito. Poi c'è gente che dice, ma è ancora affidabile, l'hai visto con la Roma. Ma l'hai vista la Roma? L'hai vista la Roma? L'hai vista come è messa la Roma? Se vedi come è messa la Roma, ieri ne ha presi 6. Una squadra che gioca contro l'allenatore, una squadra che gioca contro il mondo intero, una cozzaglia di gente buttata là, cazzo di cane. È chiaro che ovviamente Acerbi è uno che non può giocarle tutte. De Vrij è il classico giocatore che devi mettere nella partita casalinga con l'ultima in classifica o la penultima in classifica di turno o gli ultimi 10 minuti. Poi contro questa rometta scandalosa ti può fare anche la partita decente De Vrij. Contro i giovani boys che sono a metà classifica nel campionato svizzero, sì. Ma quando arrivano le partite buone, il derby, quando si era girato Giroud, l'Atletico Madrid l'anno scorso, quando ha fatto gol Depay all'89esimo, sa faceva De Vrij? Buonanotte, buonanotte. Ieri, che partita fa? Non le può più fare queste partite De Vrij, non le può più fare. Adesso a giugno io spero, gli diamo la mano, lo ringraziamo perché è parte della storia dell'Inter, ha vinto tanti trofei e ci mancherebbe altro, però quando è ora di salutarsi, è ora di salutarsi, anche perché poi a ostinarsi a rimanere lì si rovina tutto il lavoro che si è fatto negli anni precedenti in termini di reputazione. Quindi De Vrij, te lo dico già adesso, a giugno fatti un bel giro in Arabia, vatti a prendere gli ultimi soldi, che quello è il tuo posto adesso. 4,5 De Vrij. Sull'1-1 si divide la colpa con Bastoni, sull'1-2 è praticamente tutta la sua, e tutta la sera a ballare il tango è stato. Dumfries, Django. Come vi ho detto l'altra volta, parkour. Quando gioca lui, una cosa bella e una cosa brutta. Una cazzata, un gol. Un gol, una difesa sbagliata. Una diagonale sbagliata, prende un calcio di rigore. Cioè, lui è un tourbillon di cose belle e di minchiate, tutte nella stessa partita. Per questo, spesso e volentieri gioca Darmian al suo posto. Ma io sono sempre favorevole a far giocare Dumfries. Perché Dumfries, io lo considero un'arma. Io Dumfries lo considero un'arma, perché in termini offensivi Dumfries fa tante cose in più di Darmian, che Darmian non può più fare, non può fare, non ha mai fatto fare, non è nelle sue corde. Però Dumfries dietro ha bisogno del bodyguard, del guardiaspalle, perché attaccare è bravo, a difendere ne combina una più di Bertoldo, e dietro c'ha bisogno di un Pavard messo lì o di un Darmian messo lì. No, di Bissek, che anche lui c'ha bisogno del guardiaspalle. Ma dopo ci arriviamo a Bissek. La partita di Dumfries, ragazzi, è fase offensiva 7, fase difensiva 5, faccio una media, gli do 6. Cioè, fa un gol,
se ne mangia uno clamoroso che cicca il pallone, dici che cazzo fa, si guadagna un calcio di rigore e dietro la sagra degli orrori con Scooby-Doo, con Ildiz, dove dalla parte destra sia Scooby-Doo che Django facevano ci vai te, ci vado io, cosa facciamo? Dai vacci te, no ci vado io e abbiamo pareggiato la partita. Quindi la partita di Dumfries è da 7 in fase offensiva, da 5 in fase difensiva, 7-5-12 diviso 2 a medie 6. Varella 6,5, sfiora il gol in un paio di occasioni. Va sempre a manetta, va, è uno di quelli che a livello di ritmo gli dà un sacco di ritmo a sta partita, non mi è dispiaciuto, devo dire la verità. Poi dopo nel secondo tempo, quando è stato costretto ad andare a fare il ruolo di Zielinski, si è un po' acquietato, lo sappiamo, non è tanto il suo ruolo quello. E l'Inter quando mette Barella a fare il regista, perde il regista e perde Barella, purtroppo. Però se Zielinski ha chiesto il cambio, evidentemente, speriamo che non sia niente di grave, perché io a Empoli ci voglio andare con Zielinski, regista. Adesso ragazzi, Empoli e Venezia sono due partite dove bisogna fare 6 punti e dell'Arsenal la prossima settimana non me ne frega un cazzo, perché in Champions abbiamo già 7 punti, la classifica è buona e dopo l'Arsenal abbiamo 3 partite, se non sbaglio, tutte abbordabili. Quindi i punti in cascina per essere messi bene, passare sto mega girone di Champions li abbiamo. Se con l'Arsenal vinciamo è meglio, se pareggiamo va bene lo stesso, se perdiamo pazienza, sono i 6 punti in campionato da fare adesso, quindi dobbiamo far giocare con i buoni, con Empoli e Venezia, e poi fammi giocare gli altri con l'Arsenal che non me ne frega un cazzo, non me ne frega. Comunque Barella 6,5. Pippo Franco, sono combattuto, finalmente ha fatto gol, finalmente ha preso la porta, ha preso. E però cazzo, nel gol dell'1-2 della Juventus si fa saltare come un birillo da Conceição proprio in una maniera impressionante, quindi sono anche qui, bisogna fare un po' una media di tutto, delle cose belle, delle cose brutte. È bello il fatto che comunque dopo aver preso il cefalo da Conceição non si abbatte ed è lui che suona la carica e va a pareggiare la partita e la rimette in piedi. Diciamo che alla fine, fra le cose buone che ha fatto e le cose meno buone, gli do comunque un 6 più. Se non avesse fatto quella dormita anche lui sul gol di Conceição, forse la sua partita sarebbe stata anche da 6,5-7. Però raccimola un 6 con un più per il gol. Per il gol che la pareggia e perché non si è lasciato condizionare da quel cefalo che ha preso. Di Marco 6. È una partita non troppo alla Di Marco, un primo tempo brutto. Primo tempo brutto, non da lui, non ho capito se era lui che non si faceva vedere o se erano i suoi compagni che non lo cercavano, ma stranamente giocavamo poco dalla parte di Di Marco e giocavamo molto di più dall'altra parte. Giocavamo nel secondo tempo, si sveglia, fa un tiro della Madonna dei suoi che va vicino al gol, però la partita di Di Marco è così, dai, gli do 6. Zielinski. Allora, la partita di Zielinski sarebbe la classica partita da 6 più 6,5, perché comunque sì, fa un ruolo che non è abituato a fare nell'Inter, che ogni tanto fa in nazionale, diciamo che senza infamia e senza lode sostituisce Çalhanoğlu, diciamo che non ho visto a livello difensivo tutto sto gran filtro e tutto sto gran aiuto, però non c'è male, il 6,5 mi diventa 7, perché comunque deve tirare 2 calci di rigore in una partita importante, non gli trema la gambina, non ha paura, non si caga addosso e fa 2 gol, quindi il 6,5 che gli avrei dato senza i gol, se non avesse fatto gol, con i gol diventa 7. Lautaro 5 meno, non ne ha azzeccata una ragazzi ieri, oh. Ieri Lautaro non ne ha azzeccata una. E ho indeciso se dargli 4,5 o 5 meno. 4,5 mi sapeva un po' di lesa maestà e forse di troppa cattiveria. Però perde il pallone che porta all'1-2 della Juventus. Perde un pallone strano, lui che è sempre molto bravo anche a difendere il pallone quando si mette col suo culone indietro così
e c'ha la palla in mezzo ai piedi, difficilmente gliela porti via. E poi in fase offensiva poca roba, poca roba. Queste dovrebbero essere le partite dei campioni, queste, eh? Queste sono le partite dove i campioni devono venire fuori, non sono le partite dei gregari. E invece ieri è stata anche un po' la partita anche di chi magari non ti aspetti, come Dumfries o Weah nella Juventus. Si mangia un gol di testa, ma per il resto male, 5 meno. Thuram 7, che Dio ce lo conservi. Conquista un calcio di rigore, fa l'assist per Pippo Franco ed è lui la costante minaccia alla difesa della Juventus, la costante presenza in attacco fissa che fa venire la tremarella a Danilo e Kalulu, è lui, e quindi si becca un bel 7. Scooby-Doo, io non ce l'ho neanche troppo con Scooby-Doo, io mi sono un po' incazzato con Scooby-Doo, ma ragazzi, io lo so che quando nomino Bissek c'è i Bissek Boys, si incazzano tutti con me perché dicono che ce l'ho con Bissek, ma cominciamo a Genova. Ne combina due. La prima è in collaborazione con Sommer, la seconda è tutta la sua. A Udine, Dio grazie che l'abbiamo vinta lo stesso. Dio grazie che l'abbiamo vinta lo stesso, ma anche a Udine. Buongiorno. Ieri entra, succede di tutto dalla sua parte. Questo è un pericolo pubblico. Bissek è un giro alla roulette. Può uscire il rosso, può uscire il nero. Lui è un pericolo pubblico. Può farti una partita dove non fa le cagate e ti può fare la partita dove ti fa le cagate. Quest'anno quelle dove fa le cagate cominciano a essere parecchie. Non sa difendere. Tatticamente è una capra. È un giocatore fortissimo a livello fisico. Fortissimo. Doti fisiche eccezionali. Bravo nel gioco aereo. Magari è anche un difensore che quando va in progressione ti può anche saltare l'uomo. Di dietro non sa fare una diagonale, non sa fare le letture difensive, di dietro dorme. E se i Bissek Boys vengono a dire che io sono cattivo con lui, non me ne frega niente, perché è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno quanti 5 ha preso in pagella? Ma non solo dal sottoscritto, dai giornali, dai siti dell'Inter, non è che gli vogliamo tutti male. Noi valutiamo quello che vediamo. È per quello che io mi incazzo con Simone, ma in una partita del genere, dove ci vogliono i coglioni, dove ci vuole la concentrazione massima per 90 minuti, ma io mi tengo in campo tutta la vita Pavard ammonito. Ma non puoi mettere Bissek, che è per eccellenza il giocatore con la testa fra le nuvole, per eccellenza. Dio santo, tenetelo lontano dalla porta, per favore, tenetelo lontano dalla nostra porta. Fategli fare tutti gli altri ruoli che volete, non me ne frega niente, ma tenetelo lontano dalla nostra. Ma secondo voi, Dumfries, che già di suo è uno che ha bisogno del badante, Dumfries, che è sempre là che va, che dietro dorme. Ma il badante di Dumfries lo può fare Scooby-Doo che dorme più di Dumfries? Io capisco che Simone fa ste cose perché deve tenere tutti sulla corda, tutti responsabilizzati, tutti coinvolti, va bene. Però Simone, l'Inter non è la squadra dove devono essere tutti contenti perché giocano tutti. Questo si fa all'Arci. All'Arci fanno entrare tutti perché alla fine tutti hanno giocato e tutti sono contenti. No, l'Inter non è così. L'Inter non è per tutti. C'è della gente all'Inter che deve già essere contenta anche solo di indossare la pettorina del riscaldamento in panchina. 5 2 Bissek gli do, 5. Frattesi 6. Allora, Frattesi entra in un momento strano, nel senso che la partita tu la stai vincendo 4-2 e uno dice la partita va gestita. Quando la partita va gestita, cioè di solito Frattesi è l'arma da usare a partita in corso per spaccare le partite, perché magari non la stai vincendo, perché non la stai sbloccando, sei fermo sul pareggio. Non è proprio Frattesi il giocatore da mettere quando devi gestire, magari con un po' di palleggio, rallentando il gioco. Frattesi è uno che appena entra, anche lui attacca gli spazi, velocizza il gioco, cioè è un giocatore diverso. Però capisco anche che forse Aslani non stava benissimo, e comunque Aslani in queste partite è un altro che se non entra io non piango. Non è che avessi tante alternative,
Quindi capisco Frattesi, ha fatto quello che ha potuto, gli do 6. Darmian, 6. È entrato, ha giocato largo a sinistra, non è più il suo ruolo largo a destra, figuriamoci largo a sinistra, però quelle cagate che hanno fatto dall'altra parte lui non le fa. Grazie, mi dispiace. Io lo so che ormai voi appena vedete che uno inizia a avere un anno in più, ah, basta, 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 via, 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 via. Ma con Darmian, di là, quelle robe lì, tranquillo, che non succedevano. Gli do 6. Taremi. Ma ieri ho visto della gente che è venuta anche a incazzarsi su Taremi. Allora, con lo Young Boys io mi sono permesso di dire non che Taremi fa cagare, fa schifo, mi sono permesso di mettere nel titolo mi aspetto di più. E gli ho dato 5,5, non 4, gli ho dato 5,5 con lo Young Boys perché io da Taremi mi aspetto di più. Mi aspetto di più. E quindi gli ho dato 5,5. Le critiche che ha preso ieri Taremi, quindi se con la Young Boys l'ho, tra virgolette, criticato, secondo me giustamente, ieri cosa devo criticare? È entrato all'87esimo, ragazzi, ha giocato tre minuti, cioè c'è della gente che mi dice, ah, Taremi entra non fa mai gol, ho capito, amico mio, Taremi doveva fare gol con la Young Boys. Giocava titolare con una squadra di metà classifica svizzera, hai giocato un sacco di tempo, hai giocato quella partita lì, non hai fatto gol, ti posso criticare. Ieri ha giocato tre minuti, cioè tre minuti non è che gli do senza voto. Inzaghi, ve lo dico stasera quanto do a Inzaghi. La pagella di Inzaghi l'ho fatta ieri, no, questa la sto registrando stamattina, la pagella di Inzaghi l'ho fatta ieri, 2 ore dopo che era finita la partita, che ero lì nel divano, che stavo ancora rimuginando sulla partita. Vi dico che gli ho dato un voto che non si merita, nel senso che gli ho dato un voto più cattivo di quello che si merita, perché comunque ieri l'Inter non ci dobbiamo dimenticare che ha prodotto calcio per segnare alla Juventus 6-7 gol. Quindi nel momento in cui una squadra produce calcio per segnare alla Juventus 6-7 gol, vuol dire che il gioco c'è. Però ci sono 1-2 cose che, Simone, mi dispiace, te le devi mettere in testa, perché altrimenti quest'anno la vedo dura vincere. Si può vincere, nel senso, non abbiamo ancora 4 punti, non sono 150. Però ci sono un paio di cose che ti devi mettere nella testa, perché altrimenti non vinciamo né la Champions e nel campionato. Siccome la Champions la vedo dura vincerla, e a me quest'anno della Champions, vi dico la verità, me ne frega quello che me ne frega, secondo me questo è un gruppo, questa è una squadra che può ancora vincere questo scudetto e può ancora vincere un campionato prima di essere mezza rifondata l'anno prossimo, perché l'anno prossimo, che si vinca, che non si vinca, la squadra va mezza rifondata, perché ci sono un sacco di giocatori che hanno dato. Se vuoi, con questa squadra che è a fine ciclo, provare a vincere questo scudetto, te lo dico stasera quando faccio le pagelle, devi fare un paio di cose, ok? Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, nel primo commento c'è il link per seguire la pagina Instagram degli amici di Leo Vegas News, ci vediamo anche lì, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!